Un centro di oltre 6.000 metri quadrati di superficie che accoglie servizi socio-sanitari per la riabilitazione. Più di 2.200 persone seguite, 120 dipendenti, 40 consulenti, circa 150 volontari. Sono solo alcuni dei numeri che descrivono la Fondazione Maria Assunta in Cielo di Pistoia. Una realtà storica per la città che sabato prossimo vivrà un capitolo importante della propria storia. L'inaugurazione ufficiale del centro di via San Biagio al termine di un complesso e radicale progetto di ristrutturazione. Alla vigilia di questo appuntamento, per presentare i cambiamenti della struttura, è arrivato a Pistoia il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, accompagnato dal consigliere regionale pistoiese Massimo Baldi. Un centro, ha detto Giani parlando alla stampa, importante per la città, che si configura come una vera e propria cittadella della riabilitazione. In cui convivono gli ambulatori come centro diurno, come strutture che vanno a assistere malati con problemi anche di carattere neuromotorio, mentale, per cui indubbiamente si crea un vero e proprio centro di servizi, centro di assistenza, che poi ha anche diciamo, il senso della comunità, perché vi è una chiesa, il tutto per ricreare in questa cittadella della riabilitazione quel senso dei valori umani che poi costituiscono, accanto alle cure che da un punto di vista tecnico-sanitario sono le più opportune, quei valori umani che costituiscono la vera molla per tornare a una condizione di normalità da un punto di vista della salute. Quello di più che possiamo fare è considerare centri come questo e anche come altri che non hanno questa eccellenza ma che pure lavorano con qualità, non fanno questi numeri ma lavorano in maniera inappuntabile, come parti strutturali del nostro progetto per garantire qualità della vita a chi o dalla nascita o in seguito a problemi intercorsi durante l'esistenza ha degli impedimenti che non devono essere un impedimento alla felicità e al benessere. È stata una conferenza stampa importante ed è un punto d'arrivo, ma è punto di partenza, l'ha anche sottolineato il Presidente. Punto di partenza perché ora questa è la grande scatola apparente, ma i contenuti vanno ancora migliorati e ancora di più costruiti. Quindi una cosa che ci riempie d'orgoglio, se così si può dire, ma insomma è un orgoglio che continua, nel senso che insieme ai ragazzi andiamo avanti e questo ci sembrava un tassello da mettere, questa combinazione fra amore e bellezza che è fondamentale, altrimenti si fanno dei discorsi così, poverini, gli si fa delle cose anche buone, saltuare, ma noi insomma si è sempre voluto pensare a tutti quelli che hanno bisogno e soprattutto a metterli in condizione, proprio ripeto la frase del Salmo, per trasformare il lutto in danza, cioè poter far sì che tutti possano vivere la gioia della vita per la quale siamo al mondo, e noi siamo al mondo per la gioia, non per la tristezza, nonostante tutto. Quindi noi vogliamo inserirci in questo percorso. I numeri dell'undicesima edizione confermano Immagine Italia come un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore. In questi termini la Camera di Commercio di Pistoia commenta i dati della Fiera dell'Intimo che si è chiusa domenica alla Fortezza d'Abasso di Firenze. In 3 giorni sono stati infatti poco meno di 6.000 i visitatori per l'evento promosso dall'ente camerale pistoiese. Si tratta, commenta sempre la Camera di Commercio, a bilancio dell'evento, dell'unico appuntamento del settore in Italia che è riuscito a mantenere il proprio appeal nei confronti dei media e dei cosiddetti influencer, confermando il proprio prestigioso posizionamento internazionale. Positiva anche la presenza dei buyer di altri paesi provenienti dalle aree più diverse, in primo luogo del vecchio continente, ma anche da paesi dell'est Europa, a cominciare dalla Russia. In particolare sono arrivate boutique di lusso, rappresentanti di grandi magazzini, negozi e catene, fisiche e online, distributori ed importatori italiani ed estari. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, ha commentato Stefano Morandi, presidente della Camera di Commercio di Pistoia. Riuscire oggi a mantenere il trend degli anni passati è un segnale incoraggiante, ha aggiunto. Il merito di questo risultato, ha spiegato ancora Morandi, è in primo luogo delle aziende che anche quest'anno hanno proposto collezioni di alto livello, in perfetta sintonia con la qualità indiscutibile del nostro Made in Italy. Dopo
Dopo 60 anni i carri del Carnevale torneranno a sfilare per le strade di San Marcello. L'appuntamento è per domenica 11 febbraio, quando si terrà la gran festa del Carnevale della Montagna Pistoiese. Un appuntamento coordinato dal Comitato Parrocchiano per le Feste di San Marcello, per il quale nei paesi del territorio si sta lavorando intensamente nel preparare costumi e decorazioni dei carri. Dopo la festa della Befana si disse: continuiamo, facciamo qualcosa di diverso, di forte, e tutto il comitato è stato d'accordo. Poi ci siamo ricordati che nel 1952 a San Marcello fu fatto il carnevale con i carri, però partecipavano soltanto le quattro contrade di San Marcello. A questo punto abbiamo detto: facciamo tutta la montagna. E l'11 febbraio 2018 sarà un giorno storico per la montagna, perché per la prima volta gente da tutta la montagna si prepara per venire per, diciamo così, vincere la coppa del carro più bello. Da Spignana a Gavinana, passando per Mammiano, Maresca, Bardalone e Campotizzoro, Popiglio, sino a Limestre, Pian del Meo, in tanti si sono messi al lavoro per concretizzare il progetto, che rappresenta in qualche modo un segno di voglia di rinascita dell'intera montagna pistoiese. Gavinana è molto agguerrita perché ha voluto partecipare a questa bellissima iniziativa, dove la montagna si ritrova finalmente dopo tanti anni tutta insieme a partecipare ad una manifestazione. E veramente, veramente siamo stati entusiasti di fare tutto ciò per poter essere presenti l'11 di febbraio a San Marcello. Faccio parte della Prologo di Maresca e anche noi partecipiamo a questo bellissimo evento che si terrà l'11 di settembre a San Marcello. Sono un ragazzo di un gruppo di Popiglio e abbiamo deciso di partecipare al carnevale organizzato a San Marcello, non tanto per cercare di vincerlo, ma per partecipare, per coinvolgere un po' tutta la montagna e divertirsi. Il paese di Bardalone ha voluto partecipare a questa manifestazione perché gli è piaciuto molto questo evento, questa creazione di questa manifestazione, e ha voluto partecipare con suo carro, con tantissimi bambini partecipanti, e siamo qui che stiamo lavorando per la produzione di questo carro, e siamo molto felici di partecipare a questa cosa, e vogliamo che tutta la montagna segua e continui questa manifestazione e questa idea bellissima. Geometria assoluta protagonista al Museo Marino Marini, dove è ospitata la mostra di Giovanni Bellantuono Armonia del segno. Le opere dell'artista marchigiano rappresentano un affascinante connubio tra l'appassionato e continuo sperimentalismo dell'artista e la storia culturale e artistica radicata nella tradizione Urbinate. Osservandole si assiste al trionfo dell'ordine geometrico, veicolato dal rigore della proporzione e dall'equilibrio delle forme. E dunque la geometria è elevata a un linguaggio dell'arte, un linguaggio perfettamente costruito e progettato. Le mie opere nascono tutte da uno studio precedente, tutto fatto sulla storia, ovvero che cosa comunichiamo noi tramite le nostre immagini, tramite un progetto, che poi porta sempre le idee del passato a noi che siamo la parte più bassa qua sotto. Anche perché è chiaro, evidente che noi siamo il frutto di ciò che è stato. Cioè, no? C'era un noto politico, che non vi dico chi, che diceva che non sappiamo, se non sai da dove vieni, non puoi nemmeno progettare il tuo futuro con passione o con realtà. Quindi questo è quello che ho fatto io. Poi ho cominciato ad utilizzare materiali più disparati, più preziosi, ed è chiaro che questa ricerca poi nel tempo si è evoluta, si è sviluppata fino ad ottenere i risultati attuali. La parte iniziale questa, no? Sarebbe la parte quella che definisco storica, è lei, tant'è che ho usato i caratteri mobili, sono quelli che usavano le stamperie per stampare volumi e libri, perché è da quelli che si è arrivata tutta la nostra storia, no? Le idee si muovono, scendono, anche attraverso la parte naturale, che sono foglie d'oleandro dorate anche queste, fino ad arrivare al soggetto finale, che sarebbe lui, l'uomo. Protagonista sempre, sempre l'uomo. Noi siamo protagonisti in positivo e in negativo, lo siamo sempre. Questi lavori sono pieni di simboli. È una simbologia che troviamo in tutta l'opera degli artisti, non solo contemporanei,
e lui guarda molto alla contemporaneità, ma però anche dei maestri antichi. Per visitare la mostra c'è tempo fino a domenica 8 aprile con i seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 11 alle 18 e domenica dalle 14.30 alle 19.30. Insieme raccoglie tre simboli che hanno alle spalle storie che raccontano itinerari importanti nella sinistra italiana: il Partito Socialista Italiano, i Verdi, l'area civica del Primo Ulivo. Una storia che racconta anche il tentativo di dar vita a una composizione non facile delle diverse anime, da Pisapia ai radicali. Insieme convintamente nel centro-sinistra, alleato con il PD e nello stesso tempo competitivo con il partito di Renzi. Una lista presente in tutti i collegi d'Italia alla ricerca di un risultato che le permetta di rompere il muro del 3%. È stato Carlo Nicolai, coordinatore provinciale del Partito Socialista Italiano, a mettere in fila anche a Pistoia i candidati che insieme propone ai toscani e ai pistoiesi. Io sono stata, diciamo, sollecitata a fare questo, non vengo dalla politica, appunto vengo dal mondo dell'università, della ricerca, della cultura e così via, però da diversi anni mi occupo di tematiche legate a problemi di tipo ecologico, ambientale e così via, e sempre più mi appassiono a questo e sono arrivata, diciamo, a capire definitivamente che se la politica non interviene questo problema non avrà mai, diciamo, la visibilità che merita. Ma io mi chiamo un po' un candidato di lungo corso, perché anche se è la prima volta che mi cimento col livello parlamentare nazionale, ho avuto mandato 10 anni di sindaco della città e quindi mi ha spinto la solita passione che mi aveva spinto allora a dare una disponibilità per la mia città e per il mio territorio. Quindi ho aderito, l'onore e il privilegio di guidare questa lista fatta di sensibilità diverse, ma che hanno lasciato un segno forte in questo paese dal punto di vista del socialismo riformista, un sano mix con un mondo che abbraccia tutte le culture ambientali, di sensibilità ecologica, che Dio sa di quanto ce ne sia bisogno, e poi, voglio dire, raccoglie queste esperienze di campo progressista e di esperienze oliviste che si richiamano a Prodi. Quindi direi che è una lista che interpreta al meglio anche lo spirito di coalizione e che si propone quindi di far bene per l'interesse non solo della nostra Toscana ma anche del paese. La mia passione per l'ecologia, negli anni praticamente mi sono sempre impegnata per far sì nel mio quotidiano che sia il pensiero ecologista sia sempre più diffuso in un'Italia in cui sembra che sia assente, ecco, in questo momento. Contro il Livorno ha fatto il suo debutto con la maglia arancione, portando la sua non poca esperienza. Riccardo Nardini, uno dei nuovi arrivati alla Pistoiese con il mercato invernale, si è subito calato bene agli ordini di mister Indiani. Centrocampista, classe 1983, svincolato, si allenava già da un po' di tempo con la Pistoiese, fino alla firma del contratto che lo lega a Pistoia fino a giugno 2018. Un passato che parla da solo, una carriera iniziata nel 2001 ad Agliana in Serie D, fino a calcare poi il palcoscenico della Serie A. Doti tecniche, grinta e cuore, questo l'esterno destro metterà a disposizione della Pistoiese, dentro e fuori dal campo. Con il Livorno già in campo dal primo minuto, come ti sei trovato e qual è la tua condizione fisica attualmente? Mi sono trovato molto bene, attualmente non sono ancora al 100%, però credo che tutta la squadra mi abbia aiutato a fare una buona prestazione. Siamo un po' rammaricati per i tre punti, volevamo i tre punti, ne abbiamo portati a casa uno solo, però credo che l'atteggiamento sia quello giusto. Anche quando sei uscito ti abbiamo visto dalla panchina comunque dare suggerimenti ai compagni. Beh sì, cercavo di dare una mano perché subito dopo poco, insomma, abbiamo preso gol e credo che sarebbe stata veramente una grossa beffa perdere questa partita. Fortunatamente abbiamo portato a casa almeno un punto e siamo contenti di questo, ma c'è ancora tanto a migliorare per poter raggiungere la salvezza prima possibile. Vista la tua carriera, nella tua carriera la Pistoiese adesso cosa rappresenta? Cosa vorresti che rappresentasse? Beh, sicuramente intanto per cominciare rappresenta il presente, poi vediamo se sarò bravo io, magari può rappresentare anche qualcosa in futuro. Come è avvenuto l'arrivo qua alla Pistoiese? Beh, penso
mi sono informato io per potermi allenare, per potermi tenere in forma dopo le vacanze natalizie, e c'è stata questa possibilità, mi è stata concessa, e al 31 di dicembre mi hanno fatto un'offerta e subito dopo 2 giorni abbiamo firmato. Resta un po' rammarico per il pareggio, resta comunque una bella prestazione da parte della Pistoiese, una Pistoiese che in casa c'è, adesso c'è da migliorare fuori casa, già a partire da domenica. Beh, sicuramente, credo che la nostra mentalità nel giorno di ritorno deve essere di giocare in casa o fuori nella solita maniera, con la solita mentalità, ci possiamo divertire. Le tue prime impressioni quando hai conosciuto il gruppo quali sono state? Di ragazzi bravi, volenterosi, con voglia di fare, di imparare, di questi tempi non è poco, e quindi un ottimo gruppo. Quindi ormai da un po' di giorni a contatto con questa realtà, dove potrebbe arrivare questa Pistoiese secondo te? Non lo so, io spero che intanto arriviamo al prima possibile alla salvezza, poi dopo, come dico sempre, se c'è da divertire ci divertiamo. Prosegue con successo il progetto Scuola Pistoia Basket, portato avanti dalla Società Biancorossa, impegnata in prima linea a fianco del mondo scolastico della città e della provincia. A turno giocatori e allenatori stanno portando direttamente nelle scuole la loro esperienza sportiva ed umana, cercando di trasmettere attraverso il gioco valori educativi e di crescita fisica e intellettuale. Due gli obiettivi di questa iniziativa per questa stagione. Il primo riguarda la diffusione del gioco della pallacanestro attraverso un percorso didattico e pratico per l'acquisizione dei fondamentali relativi al mini basket. Il secondo serve a promuovere l'apprendimento della lingua inglese attraverso un approccio innovativo ed inclusivo che utilizza l'azione pratica del gioco sport per arricchire il vocabolario e scoprire la pronuncia di nuove parole. Le immagini documentano l'esperienza avuta all'Istituto Comprensivo Anna Frank di Pistoia. Sì, siamo contentissimi perché anche questa mattina ora abbiamo visto più di 150 bimbi, quindi contentissimi di venire nelle scuole a trovare i bimbi per cercare di farli avvicinare il più possibile al nostro bellissimo sport, e soprattutto grazie anche alla presenza dei nostri ragazzi. Per esempio stamattina abbiamo Gaspardo e McGee che hanno deciso di accompagnarci, quindi anche da parte loro c'è una disponibilità estrema per far sì che tutti questi giovani ragazzi si avvicinino il più possibile al nostro sport. Sicuramente una mattinata divertente, è bello vedere come i ragazzi imparano in fretta, adesso stanno imparando l'inglese con Bob e dopo faranno gli esercizi con noi, ed è divertente vedere a questa età quanto imparano in fretta, come si divertono e sono spensierati. Stata bello giocare con bambini di scuola a Pistoia. La Pistoiese travolge il Monsummano e con questi 3 punti in più si porta al secondo posto in classifica. Il 6-3 contro il Granata è il risultato dopo una partita accesa, sentita da entrambe le formazioni. Una gara che per le ragazze di Mister Biagiotti si è messa subito in salita. Menchetti e compagne infatti sono state sotto per 2-0 e addirittura anche per 3-1. Nel momento più difficile del match è uscita fuori la forza di questa squadra, così che nella ripresa le termali hanno subito ben 4 reti, che hanno di fatto chiuso la pratica. I gol del successo arancione portano la firma di Bucciantini, Pucci, Nesci, Bonacchi e doppietta di Menchetti. Dall'altra parte sono andate a segno Paoloni, Maddaloni e Pizzuti. Partita molto difficile, l'abbiamo preparata una settimana, tutte le ragazze sapevano benissimo quello che dovevano fare. E molto difficile, però ecco, i valori in campo credo che poi si sono visti, che sono venuti fuori dove è giusto che siano. Loro, bella sorpresa, perché erano in cima al campionato pur un po' rimaneggiate, però ecco, se come si dice le pecore si contano a maggio, e giustamente nella seconda parte del campionato vengano fuori i valori quelli che sono. Noi ci dobbiamo prendere come ci meritiamo questo secondo posto, credo non ci sia niente da dire. Abbiamo lottato anche contro l'arbitro, contro la folla che è venuta, non so, a un po' infamarci, però ecco, non credo che ci sia niente da recriminare per loro. Risultato giusto. Il sinistro non era collaudato molto bene, però dai, alla fine l'importante è aver portato a casa 3 punti, e sicuramente è stata una partita un po' nervosa, sentita anche da tutti, sia durante secondo me la settimana e soprattutto oggi, però poi alla fine è venuto fuori quello che veramente siamo, anche se il primo tempo l'approccio non è stato proprio quello giusto e
mi ci metto per prima io, avendo sbagliato almeno due chiare occasioni da gol col sinistro purtroppo, però vabbè, l'importante è aver portato a casa tre punti, ecco, questo era importante, oggi una vittoria perché la seconda riposava e l'abbiamo raggiunta, oggi loro erano al nostro solito punteggio, quindi importantissima questa partita e ce ne aspettano altre due veramente al vertice.